Buonasera a tutti, sono Valeria Grasso, sono una donna, sono una siciliana, sono di Palermo e sono una mamma di 3 figli e un'imprenditrice che ha avuto purtroppo la sfortuna nel suo percorso imprenditoriale di trovarsi faccia a faccia con la mafia. E quindi a un certo punto nella mia vita mi sono trovata a fare una scelta, se stare dalla parte dello Stato, se stare dalla parte della legalità, come era ovvio che poi andasse a finire, oppure accettare di piegarmi di fronte alla mafia e quindi sottostare alle richieste del vizio. E in realtà ho detto no alla mafia, ho detto sì a quelli che sono sempre stati i miei valori di legalità, di non compromessi di nessun tipo e ovviamente ho deciso non soltanto di non pagare il pizzo, ma di denunciare quello che stava accadendo, perché di fronte alla mia scelta con la mia denuncia ho salvato anche la vita di un'altra persona, perché la mafia non si era limitata a pretendere il pizzo da me, ma laddove io non volessi pagare, potevo anche tutto al più diventare un loro esattore. La mia vita è cambiata radicalmente. Intanto, la libertà è cambiata molto anche quando sono andata in tribunale, perché oltre a farli arrestare, poi sono andata in tribunale a confermare tutto quello che era successo e a guardare negli occhi le persone che erano state arrestate. Perché alla fine, anche se questa gente pensa di poter comprare la vita della gente con i loro soldi, credo di avergli dato un messaggio che non tutti ci facciamo comprare con i soldi e che non siamo disposti a vendere la vita degli altri, perché la cosa peggiore è che non volevano soltanto comprare la mia, ma pensavano che io, pur di salvare la mia, ero disposta a vendere l'anima di un giovane di 25 anni. Però la mia vita è cambiata, devo dire, in un senso, per alcuni versi è stato ed è un percorso veramente difficile e duro, per altri versi dire no alla mafia e non piegarmi mi ha reso una persona libera e soprattutto mi ha dato e mi continua a dare la forza ogni giorno di non accettare di piegarmi più dinanzi a niente finché vivrò, perché per carità le minacce ci sono state e se oggi vivo in località protetta perché una condanna a morte sulla mia testa c'è, però finché vivrò nella mia vita potrò sempre guardare dinanzi agli occhi i miei figli e crescerli con dei valori sani che anche se e le difficoltà che stiamo vivendo sono importanti, però come madre penso che gli sto dando dei giusti insegnamenti. Ho vissuto una solitudine pazzesca, ho dovuto lottare per avere la sicurezza, ho dovuto veramente combattere, ho dovuto combattere con dei silenzi da parte di uno Stato e di istituzioni che propagandavano la legalità, la sbandieravano a destra e a sinistra, però in realtà io che c'ero dentro veramente era un silenzio assordante, non riuscivo ad avere risposte da parte di nessuno, continuavo ad avere minacce, mi hanno disegnato 3 croci nere nella mia palestra, io ho 3 figli ed ero veramente disperata. Vabbè, la politica sappiamo tutti, per cui determinate figure di riferimento a cui avevo scritto, davo per scontato che non mi rispondessero, infatti non avevo ricevuto nessuna risposta. Il giorno in cui appunto è stata nominata il ministro in carica, mi colpì particolarmente un giorno il suo discorso, uno dei primissimi discorsi dove appunto con una grande sensibilità diceva che appunto il suo primo impegno sarebbe stato quello proprio di un percorso a fianco a tutti coloro, soprattutto giovani, che volevano impegnarsi per la legalità. Ho detto forse finalmente è arrivata la persona giusta a cui poter scrivere, un ministro, una sensibilità, un prefetto, una donna che sta parlando di lotta alla mafia, chi meglio di lei, una donna, una madre, finalmente forse c'è qualcuno che può capirmi e comprendermi per evitare che succeda il peggio, che poi purtroppo è accaduto. Le scrissi una lettera dove le ho raccontato tutta la mia storia. E
E alla fine le chiedevo un incontro, le chiedevo di ricevermi, di poterle parlare. Le ho scritto tutto quello che stavo vivendo, tutto quello che stava succedendo. No, io devo dire che per me, da quando ho denunciato e da quando ho iniziato questo percorso, io per me personalmente non ho mai chiesto niente, perché io credo che chi denuncia non debba chiedere, pretendere, aspettarsi assolutamente niente, perché, ripeto, siamo delle persone normali che facciamo semplicemente il nostro dovere di cittadini e basta. Se una persona denuncia ha fatto una cosa giusta, però non mi posso aspettare tutto quello che ho passato io. Cioè, io per avere la sicurezza, per avere la scorta, per avere determinate risposte da parte dello Stato, ho dovuto battagliare, ho dovuto combattere, e non credo che chi denuncia per essere tutelato debba fare una battaglia. Io non credo che chi viene portato in località protetta perché è a rischio di vita deve aspettare un anno prima di avere un'abitazione, girovagare in Italia per gli alberghi. Quando io ho scritto al ministro era il periodo più difficile della mia vita, perché in realtà era il periodo dove veramente le intimidazioni erano un continuo. Mi hanno disegnato tre croci nere, hanno incendiato un'auto davanti a casa di mia madre. Veramente ero veramente disperata, perché ancora non ero neanche nel programma, non avevo veramente alcun tipo di misura di protezione, ero veramente spaventata. E nella mia lettera ho semplicemente, a parte, raccontato molto chiaramente tutta la mia storia, e poi le ho chiesto semplicemente di ricevermi perché avevo bisogno del suo aiuto, perché avevo paura, non sapevo cosa fare. Per quanto riguarda la politica e per quanto riguarda l'antimafia, c'è troppa, c'è un'antimafia o delle istituzioni troppo da passerella. Va bene ricordare le vittime, va benissimo, rispetto per sempre, perché la mia forza tutt'oggi è proprio ricordare le vittime, chi è morto per noi, e per loro bisogna continuare a combattere. Però chi oggi ha il potere di poter cambiare le cose dovrebbe essere a fianco a chi ha deciso di mettere in gioco la propria vita per una scelta e non per denaro. Però altrettanto bisogna essere a fianco veramente, non bisogna aspettare che accada qualcosa di drammatico. Io non ho nulla, ripeto, come ha detto il ministro, il cognome piuttosto che un cognome piuttosto che un altro. Ben venga l'attenzione di fronte a un'anoressia, ma altrettanta attenzione di fronte a una madre che ha paura per i suoi tre figli. Io me l'aspetto, ci deve essere, non ci può essere silenzio. Ma di che cosa stiamo parlando? La legalità ai giovani non è andarsi a mettere le magliettine e no alla mafia. Bisogna dare dei segnali importanti, politica corretta, bisogna, e soprattutto se si commettono degli errori, bisogna avere l'onestà di dirlo, di ammetterlo. Non è vero che la legge è uguale per tutti, non è vero. Il testimone di giustizia è una persona onesta, libera, che decide di dire no alla mafia, cioè non ti pago il pizzo. E poi ci sono due opzioni: può andarti bene, nel senso che qualche minaccia, però poi alla fine, grazie a Dio, il rischio si riesce a mantenere basso. Poi ci sono situazioni, come purtroppo la mia, dove il rischio poi diventa talmente elevato, se le famiglie che abbiamo toccato sono talmente importanti, non importanti, sono talmente sanguinarie, che purtroppo si è costretti a lasciare la propria terra, la propria città, come è successo alla mia famiglia, che abbiamo dovuto lasciare la Sicilia, abbiamo dovuto lasciare Palermo. E mi auguro di poter dire temporaneamente, però dall'altra parte le istituzioni devono essere a fianco. Non è una cortesia se il ministro riceve un testimone di giustizia, o dobbiamo scrivere, avere l'amico politico che ti fa la cortesia. È un diritto dei cittadini, che comunque essere ascoltati, e soprattutto è un dovere loro sentire cosa ci hanno da dire. Come ha detto bene, non perché mi chiamo in un modo piuttosto che un altro, ma perché loro stanno lì per quello. Chi sta ai posti di comando? Il mio appello oggi deve essere un invito a una riflessione: meno parole e più fatti, e una politica più vera soprattutto. Adesso cominciamo, se vogliamo parlare di legalità, a farla parlare con i fatti, la legalità.